Amici, avete visto bene? Ciao da Marco Transgames, Horizon Forbidden West. Lo cominciamo adesso. Adesso, amici, vi faccio solo vedere il video iniziale. E mi muto. Dopo una vita spesa alla ricerca della conoscenza, una domanda mi logorava. Com'è nato il nostro mondo? I predecessori morirono 1000 anni fa, causando l'estinzione della vita. Lei mi ha mostrato come rifiorì. Una giovane emarginata, ignara della sua importanza. Grazie a lei ho scoperto che solo un miracolo tecnologico preservò la vita. Zero Dawn. Un sistema di terraformazione con 9 funzioni subordinate, ognuna necessaria per trasformare la terra devastata in un mondo florido, pulito e protetto dalle macchine. E con lei scoprì il segreto più grande di tutti. Il segreto della sua nascita. Mitico santo! Il clone di Elizabeth Sobek, creatrice di Zero Dawn. Sorto per impedire una nuova estinzione. L'opera di Ade, un'IA malevola, resa senziente da un segnale misterioso. Di origine sconosciuta. E con un mio piccolo aiuto, lei ha prevalso nella battaglia finale americana, diventando una paladina dell'umanità. Ma per quanto mi sia stata utile, ora sono costretto ad abbandonarla. Perché mentre lei cerca di rimediare ai danni di Ade, io ho fatto una nuova scoperta che porterà distruzione e opportunità. Sì, è una cosa assurda, ragazzi. Assurda, assurda. Dopo voglio fare un bel video iniziale che è una cosa incredibile, incredibile. Vediamo un attimo se si sente bene l'audio, ragazzi, controllo tutto e partiamo. Sì, è una cosa assurda, ragazzi. Assurda. Che spettacolo. Dopo voglio fare un bel video iniziale che è una cosa incredibile, incredibile. Un CPT davvero stupendo, fa anche un recap di Cloro. Sì, riepilogo fantastico. Adesso partiamo. Sono veramente, veramente emozionato, ragazzi. Sono venuto a casa dal lavoro, oggi sono a casa, vabbè, devo fare un po' di cose, però... Ah, grande Angel, grande! Non vedo l'ora! Dai che andiamo. Non metto neanche la webcam per non rovinare l'immagine che sto vedendo a monitor, che è una cosa incredibile, dico. Incredibile. Ecco, incredibile. Andiamo, ragazzi. Allora, io lo farei a normale, vi dico la verità, perché è difficile anche il primo. Ho visto, stavo incominciando, ma andiamo normale. Non vedo l'ora che mi arriva, così faccio un unboxing del mio canale. Sì, hai ragione. Esplorazione. È vero, hai ragione, santo. Obiettivi, grazie, indicatore, icone a schermo assolutamente guidata, che io mi perdo in un bicchiere d'acqua. Mi perdo sempre. Ok, il gioco salva durante immagini e ci sta tutto. Mi muto, eh.
Mi resta poco tempo, Elizabeth. La Terra sta morendo. La gente soffre. Presto morirà di fame. A causa di un sistema di terraformazione fuori controllo. Posso ripararlo solo io. Solo io ho il tuo codice genetico. Tra non molto giungeremo al punto di non ritorno. E poi, la fine. Sto cercando da mesi quello che mi serve. Una copia di Gaia, l'IA che hai progettato per controllare il sistema. Ma ogni indizio che trovo poi non mi porta a nulla. E ogni notte faccio lo stesso sogno. Cammino sotto un vivido cielo notturno, in un campo di fiori. E quando arrivo al centro, vedo te, Elizabeth. Che mi aspetti? Anche se sei morta da un migliaio di anni, per me sei quanto di più simile a una madre. E per un istante mi sento completa. Ma dura poco. Torno a sentirmi sola. Questo è il tuo lascito, Elizabeth. Non permetterò che svanisca. Quella valle è l'ultima pista da battere. L'ultima speranza di trovare la copia. Farò di tutto per recuperarla. Lo prometto. Varl. È arrivata Aloy, salvatrice di Meridiana, la prescelta dei Nora. Lo sai che odio tutti questi titoli. Beh, è la tua punizione per essere fuggita la sera stessa che abbiamo sconfitto Ade. Io sono un'emarginata, ricordi? Non amo le feste. Sarà. Solo che quella era in tuo onore. Fai tu. Quindi, che facciamo? Sei di fretta, quindi sarà urgente. Esploriamo antiche rovine? Oppure ci occupiamo di questa brutta piaga? Tutte e due, in realtà, ma... è meglio che... Ah, no! Ti seguo da troppo ormai. Tranquilla. Dopo quello che hai fatto per aiutare Inora e la mia famiglia, ti aiuterò per sempre. L'ho giurato. Ti resto attaccato. Come una corteccia. Va bene. Però, se vuoi venire con me, dovrai vedere quello che vedo io. Un focus. Potrò usare la tua seconda vista. Più tardi te ne darò un altro. Ti insegnerò a salvare i dati. Dati? Informazioni nel dispositivo,
Ho molto da spiegarti. Ti mostrerò tutto strada facendo. Allora tu vedi sempre così? Da quando ero piccola. Forza. Andiamo? Bene, mi sono graffiata un po' venendo qui. Dobbiamo fare scorta di piante medicinali. Sarà la tua prima lezione sull'uso del focus. Benissimo, cominciamo. Queste piante sono diverse da quelle nelle terre sacre. Il focus può mostrarti quelle che cerchiamo. Mamma mia, ragazzi, ci siamo, ci siamo. Ok, 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 amici miei. Audio, sì, standard predefinita, grafica, soluzione, risoluzione. Ah sì, qui l'avevo già fatto, allineamento a sinistra. Definita visuale, ok, perfetto, accessibilità lasciamo stare. Cominciamo questo capolavoro, amici miei. Non vedo l'ora di raccogliere le cose. Ok. Amare. Sì, beh, ma almeno ti fanno sentire meglio. Perfetto, proseguiamo. Ok, ragazzi, raccogliamo tutto. Si abbassa anche lei, non me lo ricordo più nel primo, ragazzi. Magari dico delle stronzate, però... Abbiate pietà che io non mi ricordo una sega. Non mi ricordavo che nel primo si ammassava, però potrebbe anche essere. Allora, con la X salta. Mamma mia, che figata assurda. Allora, io ragazzi l'ho messo a normale. L'arco! Amici miei, quanto mi mancava l'arco di Aloy. Aloy vera. Poi io voglio anche esplorarlo, voglio esplorarlo tutto stavolta, voglio godermelo davvero, che meraviglia, che meraviglia. Nuota, tutta. Allora, lei è stupenda. A grafica, io non so come lo vedete ragazzi da Twitch, perché credo che Twitch si trasmetta in 1080, eh? Ma in 4K sul monitor, ragazzi, è una cosa incredibile. Vi giuro, incredibile. Ok, abbiamo ripristinato tutta la vita. Oh. Questa pianta. Tutte le piante. Le trasforma. Di questo passo non crescerà più niente. Dobbiamo fare qualcosa. Ok. Bisogna fare qualcosa per le piante allora, eh? Un secondo. Hai fatto parecchia strada per arrivare qui. Ti ho quasi raggiunto un paio di volte. Ma non è facile seguirti in sella a una macchina. Sei un ottimo cacciatore. Ok ragazzi, ok. Allora andiamo avanti. Allora ragazzi, io vi dico che farò un'altra ventina di minuti, poi dovete scusarmi, devo andare a prendere il mitico Zane Boy a scuola e ci vediamo subito dopo, eh? Subito dopo ritorno e facciamo fino alle 4 un'altra bella live, che poi devo andare a prendere anche il grande Vittorio a scuola anche lui. E poi ci dedichiamo tutta la sera. Allora, sotto c'è acqua, eh? No, non è stata una bella cosa venire di qua.
Io vorrei buttarmi giù di qui. Pum! Un pedino si è fatta male, no? Scusami. Non so allora. Chi abbia messo queste funi, ma potremmo usarle per scendere. Beh, quello hai ragione. La copia? Beh, è il mio. Difficile da spiegare. È come un insieme di istruzioni che possono aggiustare. Io, allora, ciao ragazzi mitici. Oddio, dimensioni, no, i sottotitoli non li metto, vero? Come dialogo, facciamo così. Ok, facciamo una roba del genere. Vediamo di bilanciare un po' l'audio, così lo sentite meglio, sì. Lei che parla. Venendo qui ho avuto dei problemi e ho perso molta attrezzatura. Oh, cos'è che c'era qui? Oh, ah no, salta forse. No, aspetta. Esamina. Ah, ha una strana consistenza viscida. Ti credo sulla parola. Una strana consistenza viscida, ha detto. Una roba veramente schifosissima. Ok. Arrivo subito. Allora, ha detto che è una cosa schifosissima lei, no? Ok. Ok, così si corre, schiacciando. Sì, buona idea. Sì. Anche qui ci sono quelle macchie rosse. Dappertutto sto schifo. Poverina, gli viene la tosse. Ok, raccogliamo le piante. Ma non è che si possono proprio raccogliere tutte le piante. Oh mio Dio! Stanno smantellando macchine, come sempre. E sono volati via. Hanno lasciato una carcassa. Andiamo. Andiamo a recuperare la carcassa. Guardate l'acqua, ragazzi, come è fatta. Cazzarola, che figata. Questo è un ponte, eh. Io potrei anche sembrare un rompiscatole, ma mi piace troppo come anche lei nuota. Hai visto? Ispeziona, anzi, prendi tutto. Ok. Un po' di scorte. Hai visto? Sapevo che c'era i collezionabili. Ormai lo conosco troppo bene, ho platinato il primo, ragazzi. Sì, lo capisco. Sì, buona idea. Wow, lei corre veramente da Dio. Sì, io le altre piante non le trovo. Ah, è una scala, eh. Oh, oh, oh. La macchina ha molte frecce. Meglio guardare da vicino. Allora, prima di tutto, prendiamo... Legno, ragazzi, per fare le frecce, assolutamente, il legno serve a... Oh, scusa, Loi, scusa. Porca miseria, come si vede sott'acqua, scusate... La sorpresa, ma... Ok. Andiamo, vai. Dai, vai sotto. Ok, io non vedo niente. C'è... È in gamba lei, guarda come respira, Eccolo lì che l'ho visto. Eccolo che ti ho visto. Qui. Cos'è questa roba qua? Cos'è?
Oh, c'è un altro, dai, ce la faccio, ce la faccio. Non voglio farla morire sott'acqua, eh. Oh, respira, respira. Respira, amica mia, respira, mitica. Ecco qua, c'è altra roba. Ah sì, così nuoto veloce. Poi bisogna... Questo che cos'è? Vabbè, prendiamone una così ci curiamo completamente. Ragazzi, ha una fluidità, una velocità e sono in grafica, neanche in prestazione. Mamma mia, che spettacolo. Ah, me lo ricordavo. Oh, 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 un alberello dimenticato. Aspettate che devo andare a prendere tutto. Il mio amico là è in acqua, sta facendo il bagnetto. Ciao amici miei, mitici, scrivetemi così so che siete qui con me. Scrivete nei commenti che li vedo tutti, i commenti sulla PlayStation. L'importante è centrare il fermo. Che meraviglia ragazzi, dalle immagini, dal gameplay, l'inizio della storia che ha spiegato tutto. Incredibile, io dopo posterò tutto su YouTube, ragazzi. La live la sto facendo su Twitch, ma tranquilli che posto tutti i video e tutto il gioco completo su YouTube, Una macchina abbattuta di recente. Non lo so. Meglio se ci facciamo delle frecce. Più avanti potremmo trovare problemi. Per fortuna abbiamo già preso del legno finale. Ok, famo le frecce. Dai, possiamo creare delle frecce. L1, frecce, X. Ok. Ok. Sì, beh, lo sapevo che ci virava così. Il DualSense è spettacolare, eh? Ah, vedi, 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 vedi. Jack. Incredibile, incredibile. Beh, fino ad ora il gameplay è quello che uno si aspetta di il capitolo successivo, quindi è fantastico, è lo stesso, migliorato graficamente, spettacolo. Cos'era questo posto? Non lo so. Guardate che posti, ragazzi. La trasmissione, il messaggio che ho trovato non lo diceva, accennava soltanto a una copia. Capiamo come entrare. Ah, questa roba qua rossa è... Cos'è successo dopo la mia partenza? La gente si è agitata quando ha capito che te n'eri andata. Ma poi abbiamo pensato che avessi i tuoi buoni motivi per abbandonarci così. E avevate ragione. La piaga non si limita ad avvelenare le piante. Uccide gli animali. Poi toccherà alle persone. Ne moriranno di fame. Noi lo impediremo. Ecco. Noi, inteso io. Ma che bella macchina, ormai con muschio e... con molto muschio. Macchine abbandonate. Allora, prendiamo il più possibile, raga. A me piace craftare. Giusto ieri sera che stavo aspettando... Questa parte non si passa. L'incredibile sblocco del mio Horizon Forbidden West in digitale. Ho acquistato in mega sconto, se volete approfittare anche voi, Moto Cross 4 della mitica Mindstorm, la ditta di Milano, e il mitico Gold Rush, quindi la febbre dell'oro. Se vi piace la serie TV, c'è anche il gioco che potete... prendere l'oro, ok? Fate gli orafi. Ah no, non si dice orafi. Allora, io sono molto stanco,
da lavoro, ma sono troppo felice per questo gioco incredibile. Incredibile davvero. Allora, questa è una pianta nuova. Fammi vedere un attimo. Peperoncino. Oh, ci facciamo un bel aglio, olio e peperoncino. No, 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 sei serio? No. Le macchine? Si può forzare? No. L'orologio. Ah, non... Oh, no, no, anche queste. Oh. Ciao ragazzi, mitici, benvenuti. Stiamo già... Abbiamo appena iniziato il gioco, ma ragazzi è qualcosa di spettacolare. Spettacolare, amici. Qualcosa di spettacolare. No, questa è tutta scassata. Secondo me sono solo quelle le macchine. Sì, sì, ma ne hanno messe qua in mezzo apposta. Allora, andiamo avanti. Allora, facciamo vedere tutto quello che c'è. Io ho impostato che mi dice dove andare, ma potete impostarlo anche senza, eh? Che dovete trovare voi la strada e il posto dov'è, quindi è ancora più bello. Io sinceramente mi perdo, quindi no. No, 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 no. Giù di qua. Oh, 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 mi muto. Giù nell'erba. Non mai visto. Nemmeno io. Quelle macchine morte l'hanno allertato. Come procediamo? Il focus ci aiuterà. Possiamo esaminare la macchina prima di agire. Va bene. Allora, scansioniamo la macchina. Aspetta un attimo. Beh, vedi che alcune parti sono illuminate? Sono i punti deboli. Capito. Ragazzi, mi mancava! Mi mancava! Che figata! Arriva allora. Un altro! Oh, 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 oh! Ok. Qui si può prendere pezzi di questo. Dov'è che arriva, cazzone? Eccolo là. Ah, oh, oh, oh. Mi hai lanciato una palla? Grande. Come fai il focus a sapere questo? Legge i dati sulla macchina. Come un cacciatore studia la preda? Sì, più o meno. Ecco, questa cosa. Cosa hanno fatto tutti gli altri dopo che me ne sono andata? Appena terminati i festeggiamenti, mia madre ha riportato a casa il resto dei Nora. Il Re Sole ha messo i suoi a ricostruire la città e io sono venuto a cercarti. Incredibile come spiegano. E ragazzi, è tutto in italiano, eh? Quindi si capisce perfettamente tutto quanto. Io amo i giochi di Sony. Anche questa macchina è stata anche per questo motivo, eh. Allora ragazzi, in circa 5-10 minuti poi stacco un attimo, ma vi dico 10 minuti, un quarto d'ora e ritorno subito, fino alle 4 del pomeriggio su Horizon Forbidden West. State tranquilli che Marco Drums c'è. Dove devo andare? No, 86 metri. Che cos'è che devo fare qua? Ah, adesso. E curiamoci un attimo, eh. No. Non c'è nulla. Perfetto, andiamo.
trovai quando caddi nelle rovine. Gli altri li ho trovati di recente. Le scorte fanno sempre comodo. Sì, è vero. Ha ragione, Aloy. Ah. Quadrato per abbassarmi. Ok, puoi scattare. Tranquillo, Val. Di qua. C'è qualcosa che secondo me... Come... No, non è che si può andare dove si vuole, eh. So che scambiavano tecnologie con Zero Dawn, ma perché dovrebbero avere una copia di Gaia? Vogliono che li avvisiamo che siamo qui. Sei serio? Sei serio, Serly? Chiave, figata. Scan. Accesso negato. Attenda qui l'intervento del personale, dottoressa Sobek. Oh. Suppongo non andassero molto d'accordo con Elizabeth. Beh, cerchiamo di entrare. Dovrei riuscire a forzarla. Come... come forza il pad, ragazzi. Incredibile. Attrezzi da scalata. Wow. Qualcuno si è calato dall'alto. Chiunque l'abbia lasciata qui deve aver abbattuto le macchine di prima. Ora dove può essere? Ok. Devo sempre stare attento se non c'è qualche mega... Un intero campo distrutto. No. Dovevano essere venuti qui in cerca di parti. Acido. Questo spiega l'odore. E pare che qualcosa di grosso sia arrivato dall'alto. Ha devastato il campo. E poi ha sfondato il muro. Darò un'occhiata alle macerie in quel banco. No. Ha distrutto tutto, non ha distrutto. Beh, se è arrivata una macchina, ha buttato giù tipo una bolla di qualcosa, potrebbe anche essere che ha fatto tutto sto casino. Potrebbe essere che ha fatto tutto sto casino, una macchina. No. Come lo... Ah, esamina prima. Qualunque cosa sia passata di qui è uscita da questa parte. Spostando alcuni detriti dovremmo riuscire a passare. Forse nel campo c'è qualcosa di utile. Aloy, vieni. Ho trovato qualcosa. Una specie di prototipo Oseram, credo. Ciao ragazzi, benvenuti. Secondo me questo gancio può attaccarsi alle cose. E il meccanismo le tira via. Sembra rotto, ma forse possiamo ripararlo? Aggancialo alle macerie. E poi tiro. Funzionerà. Con il focus si può esaminare il campo e trovare qualcosa per riparare l'attrezzo. Il mio focus ha trovato qualcosa di interessante. Poveretto. L'acido gli ha bruciato la corazza. Guarda lì. Guardate lì. 5 minuti o anche meno. Io devo andare, ragazzi, a prendere Leonardo. Poi arrivo, eh. Ci sono molte squadre. Parte di una macchina.
può tornare utile. Sì. Ciao ragazzi, allora io ve lo dico subito ragazzi, devo scappare un attimo a prendere il grande Zaneboy a scuola, ma poi ritorno subito, eh. Quindi ragazzi, mi raccomando di ritornare a vedere Horizon Forbidden West con Marco Drums Games, che ci divertiamo e facciamo una cosa fichissima. Vi faccio vedere le immagini. È necessario per riparare l'attrezzo o perfino per creare qualcosa di meglio. E lo facciamo dall'inizio, eh? Ok? Ok. Facciamo così. Riavvia il salvataggio, esci. Vuoi davvero uscire? Io adesso devo andare via una scappata, vi faccio vedere solo il filmato iniziale, così capite cosa stiamo vedendo. Un secondo che faccio vedere il filmato iniziale. Dopo una vita spesa alla ricerca della conoscenza, una domanda mi logorava: come è nato il nostro mondo? I predecessori morirono causando l'estinzione della vita. Lei mi ha mostrato come rifiorì. Una giovane emarginata, ignara della sua importanza. Grazie a lei, ho scoperto che solo un miracolo tecnologico preservò la vita. Zero Dawn. Un sistema di terraformazione con 9 funzioni subordinate, ognuna necessaria per trasformare la terra devastata in un mondo florido, accudito e protetto dalle macchine. E con lei scoprì il segreto più grande di tutti, il segreto della sua nascita. Lei è un clone di Elizabeth Sobek, creatrice di Zero Dawn. Sorto per impedire una nuova estinzione. Opera di Ade, unia malevola, resa senziente da un segnale misterioso, di origine sconosciuta. E con un mio piccolo aiuto, lei ha prevalso nella battaglia finale a Meridiana, diventando una paladina dell'umanità. Ma per quanto mi sia stata utile, ora sono costretto ad abbandonarla. Perché mentre lei cerca di rimediare ai danni di Ade, io ho fatto una nuova scoperta che porterà distruzione e opportunità. Ecco, mitici, 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 ritorno fra una ventina di minuti subito su Horizon Forbidden West 2, Marco Horizon 2 Forbidden West, Marco Drums Game Siena. Ciao amici, non andate via, faccio solo una ventina di minuti di pausa e ritorniamo subito tutto il giorno su Horizon Forbidden West. Ciao amici.